Un altro tassello importante per l'amministrazione Lanzara. Al via questa mattina i lavori al capoluogo Corte Domini, uno dei progetti di messa in sicurezza che dal primo mandato avevano priorità per il sindaco Lanzara. La finalità dell'intervento è quella di mitigare il rischio idrogeologico. La progettazione dei lavori è stata finanziata con fondi del Ministero dell'Interno. Questa mattina la benedizione e la promessa di continuare su questa scia per il bene dell'intera città. Mi stancherò mai di dirlo, il rischio idrogeologico non può mai essere eliminato, però mitigarlo penso che sia doveroso, perché è vero che la natura a volte non si può contenere, però noi l'abbiamo provocata in tutti i modi, è quello che gli abbiamo tolto, poi la madre natura ogni tanto si sveglia e se lo riprende. Per evitare ciò, perché non dobbiamo dimenticare che queste pendici sono state più volte toccate da incendi dolorosi, quindi è preferibile cercare di metterle in sicurezza, cercare di porre un rimedio a quello che l'uomo, al malfatto dell'uomo, e quindi metterle in sicurezza è un fatto positivo. Noi abbiamo candidato, poi ce lo dirà l'architetto Mellini, anche altri progetti per avere i soldi per effettuare i progetti, e probabilmente lo avremo, per completare tutta la fascia pedemontana e mettere tutta la fascia pedemontana in sicurezza, quella di Castel San Giorgio. Sicuramente il mese prossimo dovremmo iniziare anche a inaugurare un altro cantiere, che è quello di Santa Croce, perché questo va verso il comune e quindi verso Corte Domini e mette in sicurezza questo costone roccioso. Poi ci saranno i lavori che metteranno in sicurezza il costone roccioso di Santa Croce. Noi ci auguriamo che questo avvenga quanto prima e che madre natura sia benigna con noi e non matrigna. Per noi il tema della sicurezza, come l'opera che veniamo oggi qui a inaugurare il cantiere, è uno nella scaletta delle priorità della nostra amministrazione, si trova tra i primi posti, tant'è che sia tra gli adeguamenti sismici dei nostri edifici scolastici ed oggi con la mitigazione del rischio idrogeologico siamo qui proprio a testimoniare la grande attenzione dell'amministrazione Lanzara verso quelle che sono le problematiche rivolte alla sicurezza, per cui grande presenza sul territorio, ovviamente un grazie particolare ai nostri funzionari, in particolar modo all'architetto Mellini che è qui oggi con noi, proprio a testimoniare la presenza dell'ente sia da parte della parte politica, ma anche qui di quella gestionale, dei nostri ottimi funzionari che quotidianamente si impegnano sia nell'intercettare le risorse per far sì che queste opere possano verificarsi e avvenire sul nostro territorio, e con una presenza costante sui cantieri per far sì che terminino nel più breve tempo possibile.